Siamo qui con Tommaso Zanello Piotta, che ha presentato ieri il suo primo rap. Esatto, che si chiama Il primo rap all'origine del rap italico, ma in realtà non è il mio primo libro, ma è il terzo. Questo solo, insomma, per fare l'introduzione. Soltanto per raccontarla velocemente. Però il primo perché racconta proprio le origini del rap a Roma, in Italia, quindi è sia autobiografico, però vuole essere anche una sorta di biografia generazionale, di diario generazionale di quegli esordi lì, dove non c'era internet, avevamo questa passione per questa cultura e questa musica che comunque era di importazione, le urla dei fan. Le urla, sono i fan che urlano. E gli adolescenti. E urlano ancora. E quindi racconta proprio quello spaccato di anni lì, a scuola, nel liceo, che il mio era il Giulio Cesare, ma è poi simbolico, insomma, un po' di tutti i licei in quegli anni. Senti, ma effettivamente cos'è cambiato secondo te in questi anni? Qual è la cosa che principalmente riscontri di diversa ma positiva oggi? Ma è cambiato che quando noi abbiamo scelto questa musica era alternativa alla musica di massa, era anche un po' da emarginati della musica, cioè non faceva figo dire faccio il pop, diceva ah, che cos'è, e per lo più ci prendevano per o pazzi o visionari, quando dicevamo che secondo noi sarebbe stato, come posso dire, la musica del futuro in Italia, e ci abbiamo preso, anzi forse poi è davvero diventata la musica di tutti, rispetto anche alle più rosee aspettative. Chiaramente questo è il bene, se vogliamo la parte negativa è che diventando di tutti c'è dentro un po' di tutto, c'è un po' meno selezione sia nei contenuti che anche nel ripetersi un po' di alcuni schemi, a volte un po' troppo copia e incolla. Il digitale quanto aiuta e quanto invece ce la faremo, tranquillo, questa la tagliamo. Il digitale quanto aiuta o quanto inficia invece il vostro lavoro? Alla fine aiuta il nostro lavoro, cioè economicamente può sembrare che non lo aiuti, però a livello di diffusione della musica in realtà lo aiuta. E se poi prendiamo i due anni di Covid, è vero che il digitale fa guadagnare molto di più ad alcuni rispetto forse agli artisti che mettono i contenuti, però ecco, a quegli artisti piuttosto che nulla in quei due anni è arrivato un qualcosa, che poi per alcuni nomi è anche una cifra piuttosto importante, per altri una cifra comunque rispettabile, chiaramente per i più piccoli è una cifra a volte irrisoria o proprio non è una cifra. Però in tutti i casi, ecco, se fossimo stati bloccati nei live come di fatto è stato, e quindi in parte anche nei diritti d'autore che hanno subito chiaramente un calo, se non ci fosse stata nemmeno quella voce lì, appunto royalties digitali, sicuramente sarebbe stato ancora peggio. Hai presentato il tuo libro all'interno dell'Assemblea Nazionale del SIEDAS a Palermo, è dicotomico? Che io stia a Palermo, che l'Assemblea Nazionale sia a Palermo? No, assolutamente, penso che sia una città perfetta invece per raccogliere tutte le forze SIEDAS, che sono molteplici e praticamente diffuse in tutte le regioni d'Italia. Scegliere ogni volta, come per esempio l'altro anno fu a Bologna, una città rappresentativa per cultura e storia del nostro paese, e lì riunirsi per un weekend. Era perfetta Bologna e altrettanto perfetta Palermo, lo sarà a Roma. Qualsiasi altra città, ma non lo so, ora vediamo. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio. Perché uno deve comprare il tuo libro? Secondo me perché tramite il mio libro può capire proprio lo spirito che permeava la musica italiana in quegli anni, la nostra passione di adolescenti allora, e anche un po' in qualche modo uno spaccato del nostro paese, perché poi va a analizzare anche socialmente, senza, non è che un trattato di sociologia, però comunque nel tratteggiare, insomma, dipingere le cartoline appunto di quegli anni in tutta Italia, perché poi andavamo a suonare ovunque, anche raccontare un po' il paese allora. Grazie. Prego, grazie mille. Bella. Bella.